sistematizzare anche dal punto di vista legislativo tutta questa questione, no? Io dico quali sono i fondamenti giuridici, cioè quali sono i fondamenti di legge sui quali doversi basare per fare in modo che questo diritto venga applicato. Benissimo. Prima di questa questione delle RSA, dei ricoveri delle rete, ce n'è un'altra molto importante, che è il diritto delle persone ad essere curate, no? Il diritto delle persone ad essere curate indipendentemente dalla durata della malattia, dalla fenomenologia della malattia, cioè da, dico le parole della legge, e dalle cause della malattia, no? Questo qui è la legge 833 del 1978, la cosiddetta legge di riforma sanitaria, che diciamo è la legge che ha recuperato, ha cercato di mettere in termini pratici la Costituzione, perché l'articolo 32 della Costituzione dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Attenzione, questo discorso di garantire cure gratuite agli indigenti vuol dire una cosa semplice, che gli indigenti non pagano le imposte, no? Se sono indigenti non hanno i soldi per pagare, ma le cure sono gratuite, cioè quelli che pagano le tasse hanno diritto alle cure gratuite, no? Se sei indigente non paghi nemmeno le tasse. Questo è il discorso fondamentale. Poi aggiunge: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Guardate, questo è, si dice, un diritto fondamentale, l'unica volta che la Costituzione impiega la parola fondamentale, e quindi è proprio fondamentale, ecco, no? Diciamo, questo è la cosa su cui ci basiamo, perché la pratica, poi, perché ci siamo occupati di questa cosa? Nella pratica noi abbiamo visto che le persone con una durata, che hanno una malattia di lunga durata, sono dei malati di serie B, cioè sono delle persone che essendo malati di serie B hanno qualche diritto in meno di tutti gli altri malati, no? E quindi il diritto in meno che hanno, che pure devono pagare in un certo modo, no? Benissimo, allora abbiamo detto c'è l'articolo 32 della Costituzione, c'è la legge 833 del 78, che è quella che vi citavo prima, che in specifico sugli anziani dice che le ASL sono, chiamiamole ASL, che è una brutta parola, azienda, a quei tempi si chiamavano USL, unità sanitarie locali, in Lombardia unità socio-sanitarie locali, no? Che questa parola, se vi ricordate della lezione di Giorgio Cosmacini, è venuta fuori dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia nel 1944. Ha impiegato un po' di anni prima di essere sancita come legge dal 1944 al 1978, però alla fine si è arrivati. Benissimo, dice: le ASL sono obbligati a provvedere alla tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione. E prosegue, questo è l'articolo 2, come vi dicevo prima, le prestazioni devono essere fornite agli anziani come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano, fra virgolette, le cause, la fenomenologia e la durata della malattia. Questo vale per tutti, ma anche per gli anziani. Ma attenzione, addirittura era venuto questo concetto del diritto ad avere le cure di lunga durata, era venuto fuori prima
al seguito di un accordo sindacale. E quindi un accordo sindacale che poi era stato trasferito in legge, e la legge era legge 4 agosto 1955 numero 692, perché in quel periodo c'erano le mutue. Adesso quelli vecchi come me sanno cosa sono le mutue. C'era l'INAM, Istituto Nazionale Assicurazione Malattie, per cui non c'era il Servizio Sanitario Nazionale. Uno era assicurato perché tramite il datore di lavoro, poi la maggior parte della popolazione era assicurata, era sotto la mutua, no? E la mutua garantiva le cure fino a 6 mesi, c'era un periodo. Dopo 6 mesi non erano più garantiti perché l'assicurazione non ti pagava più. E quindi è stato fatto un accordo a seguito di lotte sindacali. Si vede, i pensionati a quei tempi erano, quello non era un grande periodo sindacale forte, però addirittura sono riusciti ad ottenere questa cosa. E dice l'assistenza sanitaria, dice questa legge del 55, deve essere fornita indipendentemente dalla sua durata alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia. No, indipendentemente dalla sua durata, quindi se quello dura più di 6 mesi ha diritto 8 mesi, 10 mesi, quello che è, no? E una volta non era così, è frutto di una lotta, come è stata frutto di una lotta la legge di riforma sanitaria, una lotta che è durata parecchio, alla fine è quella del periodo 68-72. Diciamo ci sono altre leggi che ribadiscono la stessa cosa, no? Ma questo è un po' il concetto fondamentale. Tanto che le associazioni, la prima associazione che ha individuato e ha definito qual è la metodologia da seguire è un'associazione di Torino che adesso si chiama Fondazione di Promozione Sociale. Quindi se voi andate sul sito nostro, che è associazionesenzalimiti.it, www.associazionesenzalimiti, però basta cliccare su Google che lo trovate, oppure Fondazione Promozione Sociale, voi trovate queste cose, no? E la prima cosa che trovate una lettera di rifiuto delle dimissioni dall'ospedale, no? Cosa vuol dire? Perché un'altra cosa che quindi probabilmente qualcuno avrà sperimentato che è quella di dire che una persona anziana, che ne so, c'ha un ictus, c'ha una malattia cardiologica grave, c'ha un tumore grave, che viene ricoverato in ospedale, no? Che succede? Che passano giorni X. 60 giorni. No, quello è un'altra cosa, quello è l'istituto di riabilitazione, in ospedale di meno. Cioè perché nonostante ci sia una legge che dica che gli ospedali devono essere programmati per acuti, cronici, lungodegenti e convalescenti, adesso è entrato nella cultura generale e viene anche ripetuto che gli ospedali sono per acuti, no? Per le persone che sono in fase di acuzie, cioè tu stai male perché hai un colpo al cuore e allora lì ti curano. Ma se dal colpo al cuore viene fuori che tu stai ancora male anche dopo, no? E dice che non sei più in fase di acuzie, per cui ti devi arrangiare, no? Allora nella gran parte degli ospedali succede questa cosa, che se tu non sai qual è il diritto vuol dire che accetti. A un certo punto la persona anziana ricoverata che ha un ictus, che ha una malattia di lunga durata, voi pensate che metà dei ricoverati nelle RSA sono persone con demenza senile, no? Che sia Alzheimer, che siano altri tipi di demenza. E queste sono persone che possono vivere dopo 10 anni dopo il ricovero, quindi non è che il giorno dopo crepano, no? Anche perché non è uno gli augura di crepare, ma e magari non ci si pone il perché si arriva ad una certa età e una parte di persone diventa non autosufficiente. Questo è dovuto dalla natura o è dovuto dalla condizione di vita, dalla condizione di lavoro, dalle modalità, dall'inquinamento ambientale, no?
cioè lo si dà come fatto assodato e le cose stanno così. Vabbè, allora questa persona viene ricoverata per una di queste malattie, scattano 10-15 giorni, poi dipende dall'ospedale, dai posti letto che ha bisogno, il primario no, che il primario o il medico del reparto chiama i familiari e gli dice: noi abbiamo stabilizzato suo padre, adesso se lo deve prendere e si deve arrangiare. Nella sostanza, se vuole, quando va bene, vada dall'assistente sociale che le dice cosa si deve fare, no? Faccio un esempio che è capitato mentre ero qui sotto alla riunione prima, che a un certo punto mi telefona, a me arriva una, almeno una telefonata al giorno di questo genere, perché c'è sul numero, per quello dicono non ce la faccio più a tenere, a rispondere poi tutte queste persone, perché poi le devi seguire, perché purtroppo non è, le cose sono complicate, non è che si risolvono immediatamente, però questa persona che mi ha chiamato oggi, guarda caso ospedale Sant'Anna di Como, suo ospedale, no, mi dice, aveva visto sul sito che riporta questo libretto la lettera contro le dimissioni, e ha fatto da sola, ha fatto la lettera, scritto la lettera e l'ha mandata, no? Cosa ha fatto l'ospedale? Ha convocato il direttore di una RSA, non mi ha detto quale RSA, dice: ah, venga a parlare con questa signora perché questa ha fatto, non vuole le dimissioni. Cioè, una cosa che non mi era ancora capitata, cioè succede di tutto, no? Per dire che cioè, intanto c'è questo, che quando ricevono questa lettera vanno un po' in merda, no? E considerate una cosa fondamentale per tutto, non solo per questo, che le cose vanno fatte per iscritto e vanno fatte per raccomandata, no? Oppure vanno protocollate, vai lì all'ufficio protocollo, cioè deve essere formalizzata la cosa, no? Quando fai quella lettera cominciano a, no? Ma questo la gente deve saperlo, che uno deve fare le cose scritte e ha questo diritto di rifiutare le dimissioni. Ci sono le leggi che ti dicono che tu puoi fare, puoi portare delle obiezioni a quelle che il Servizio Sanitario Nazionale decide, no? E in effetti poi c'è un percorso da fare, che lo dice pure la Regione Lombardia, e la cosa è che la Regione Lombardia lo dice, però non va a verificare se questo succede, perché la Regione Lombardia ha definito in una delle 50.000 delibere che ha fatto, che sono circa ognuna di 200 pagine, che devi fare, che ci deve essere un'unità valutativa multidimensionale, UVM, in altri posti credo che in Emilia si chiama unità valutativa geriatrica, no? E allora tu attivi, che è presente nella USL o nel distretto, attivi questa unità valutativa, cioè che è fatta di diverse componenti, e queste devono fare un piano personalizzato sulla persona che non è guarita, perché se fosse guarita prende le gambe e se ne va a casa, no? Che è in una condizione di cronicità e non autosufficienza permanente, e deve dire che cosa deve fare. È in grado di tornare a casa? Con quali aiuti torna a casa? Con quali aiuti di carattere sanitario, non solo di carattere assistenziale, ma anche di carattere sanitario, perché in genere i familiari non sono medici o infermieri, no? Non hanno la competenza per poter come dire, rispondere ai bisogni che ha una persona che ha avuto l'ictus, o che ha una persona con un tumore grave, o che ha una persona con l'Alzheimer. Devi avere una competenza, quindi ci vuole qualcuno che segua. È possibile che venga ricoverato a casa, che stia a casa? Dico ricoverato perché c'è stato anche un periodo in cui a Torino un professore, che purtroppo è morto, era un professore di geriatria dell'Università di Torino, che aveva fatto l'ospedalizzazione a domicilio, per cui ricoverava le persone a casa e poi l'equipe ospedaliera andava a casa a vedere come stavano le persone, no? E quindi le portava ad una fase successiva per cui potevano essere relativamente autonome, no? Però questo è di là da venire. Noi l'avevamo rivendicato nella prima proposta di legge che abbiamo fatto, ma l'intelligenza della Regione Lombardia non se ne parla assolutamente di una cosa di questo genere, no? Vabbè, e quindi o lo ricoveri o va a domicilio, resta a domicilio con gli aiuti, oppure se è in una condizione
come purtroppo capita nella gran parte dei casi, che quella persona non è in grado di tornare alla propria abitazione, e allora c'è il ricovero in una residenza protetta, che si chiama RSA, residenza sanitaria assistenziale, no? E qui sorge un problema che diceva lei, che è quello poi della retta. Però tutto questo, se avviene prima, cioè se avviene nel momento in cui c'è la dimissione, tu c'hai il coltello per il manico. Quando avviene dopo, no? Sono loro che hanno il coltello per il manico. E diciamo che c'è un passaggio che in genere dall'ospedale, ha determinate condizioni, ma è quasi tutto, le persone vengono mandate, dopo la fase di acuzie, vengono mandate in riabilitazione. Adesso non si chiama più, si chiama delle cure intermedie, ce l'hanno detto stamattina. Dopo vi spiego cosa abbiamo fatto stamattina, che siamo andati in regione. Cioè viene mandata in un istituto di riabilitazione. Per fare un esempio, più Albergo Triduzio c'è la parte dei cronici, cioè RSA, e c'è la parte riabilitativa. Quello di Vimodrone, Abbiate Grasso e Piazza Giovanni dalle Bande Nere, come si chiama? Redaelli, il Redaelli è la stessa cosa, cioè la gran parte degli istituti importanti, grandi, hanno una parte che è riabilitativa. Questa parte riabilitativa è sotto il Servizio Sanitario Nazionale, cioè una persona va lì e non deve pagare nulla, deve essere riabilitata, cioè devono fare in modo per mettere la persona in condizioni di maggiore autonomia possibile, no? Se riescono. E però la regione ha fissato un tetto, cioè tu li tieni quella persona lì, li tieni 30 giorni al massimo, gli 60 giorni o al massimo le allunghi di altri 30, e poi deve andare via. Per cui da un lato in ospedale ti vogliono far fuori subito, e anche lì un po' di giorni prima ti dicono: guardi, lei, se è il figlio o la moglie o il marito, quello che è, della persona ricoverata, lei si deve preoccupare che questa persona, scattati questi giorni, noi non lo possiamo più tenere. E sono tassativi, e sono tassativi da questo punto di vista. La lettera contro le dimissioni vale anche per gli istituti di riabilitazione. Tenete conto di questa cosa, cioè perché lì sei sotto la sanità e quindi c'hai, come dire, il coltello per il manico. La cosa si rovescia quando invece tu, non sapendo queste cose, passi subito all'RSA, e quando tu vai all'RSA che cosa ti chiedono? Se sei il parente, perché in genere la persona ricoverata non è in grado, a volte non è nemmeno in grado di intendere di volere, ma comunque non è la condizione di poter discutere, di vedere, di firmare, no? E allora c'è un garante, no? Che in genere è il parente più prossimo, quello che si occupa della persona. E va là e gli dice: va bene, tu la ricoveri qui, il ricovero, c'è un regolamento e c'è un contratto, e tu mi firmi il contratto, no? Dopodiché chi deve rispondere è chi ha firmato il contratto stesso, la persona garante che ha firmato risponde del resto. Cioè cosa vuol dire? Mentre che tu non riesci ad avere il contributo da parte del comune, come diceva lei, e tu devi pagare tutto, perché tu hai firmato che pagavi, no? E quindi questo non avviene se tu ti metti d'accordo prima che la persona venga mandata via dall'ospedale. Cioè tu devi sapere che questa persona può essere spostata in un RSA, però deve stare dentro nelle condizioni di legge, no? Le condizioni di legge sono quelle che ha raccontato lei, no? E quindi la persona è sottoposta, come dire, dal punto di vista formale, il 50% secondo un decreto apposito, che è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/11/2001, la persona malata cronica è ricoverata in una struttura protetta, e il 50% del costo complessivo viene pagato dalla sanità, e l'altro 50% viene pagato dall'utente o dal comune. Dice così questa
questo decreto, che poi è diventato legge, per cui ha una vale per tutto il territorio nazionale, no? Allora poi tu tratti effettivamente com'è la questione, se ti riesci a bloccare le dimissioni dall'ospedale, se invece vai là tu, quelli ti fanno diventare un garante, eccetera. Poi magari molte persone non sanno nemmeno l'altra cosa fondamentale, che è quella che una persona cosiddetta fragile ha diritto ad avere un amministratore di sostegno, no? Prima c'era, cioè se una persona era completamente con una demenza senile avanzata, si chiedeva l'interdizione, ma l'interdizione è un processo, è una modalità che annulla completamente la persona, cioè va in tribunale, fa il processo e il giudice dice sì, questa persona è interdetta, c'è il tutore pensa a tutto, no? Si è riusciti ad introdurre l'amministratore di sostegno, tra l'altro io ci ho lavorato sopra allora con il presidente della Commissione di Giustizia che si chiamava Giuliano Pisapia, e siamo riusciti a fare venire fuori questa proposta di legge che diciamo è venuta fuori soprattutto da quelli di Trieste che avevano visto cosa si faceva all'estero, no? E quindi poi si è riusciti a passare in Parlamento. L'amministratore di sostegno è una persona nominata dal giudice tutelare, sempre dal tribunale, ma senza fare un processo, senza costi. Tu vai lì in tribunale, naturalmente ti devi fare la tua coda, devi vedere, ci sono, teoricamente dovrebbero essere gli stessi del CAF, cioè di quelli che fanno le pratiche, che ti danno le indicazioni di che cosa devi fare. Comunque diventi amministratore di sostegno e il giudice tutelare ti dice per che cosa, no? In genere è per questioni di carattere economico, cioè il fatto che la persona non è in grado di gestire, che ne so, se c'è un patrimonio, se c'è la casa, se c'è un reddito, non è in grado di gestirselo e lo gestisce l'amministratore di sostegno, no? E quindi se l'amministratore di sostegno firma e firma in nome e per conto della persona, è la persona che ne deve rispondere, non è l'amministratore di sostegno. E cosa invece tendono a fare le RSA? A fare sì che il garante sia la persona che porta, la persona che firma, e quindi tu poi rispondi di tutto rispetto a quello, no? E quindi, cioè, prima questione il discorso del diritto alle cure, seconda questione nessuno può essere buttato fuori dall'ospedale senza avere, se è in ospedale, perché qualcuno magari non ci passa, però l'unità valutativa multidimensionale vale lo stesso. Deve passare dall'unità valutativa multidimensionale, avere il piano personalizzato e deve seguire un determinato percorso. E questo percorso è la domiciliarietà oppure la residenzialità. Naturalmente dico, poi ti succede di tutto, perché anche l'altro giorno mi ha chiamato un'altra persona, dice, ah sì, gli hanno detto, ma guardi, ma lei si prende una badante, no? Se prende la badante uno dice vabbè, ma io come faccio a prendere la badante? E cioè chi la paga, no? È vero, dice, c'è l'assegno di accompagnamento, e poi però l'assegno di accompagnamento chi ce l'ha? Adesso anche su questo discorso bisogna tirarlo fuori, no? E quindi no, non è così. Sì, poi la Regione Lombardia c'ha anche delle provvidenze oltre l'assegno di accompagnamento che tu puoi richiedere, però sono per malattie molto importanti, che ne so, tipo la SLA, no? Una gravissime disabilità, quindi non è proprio una cosa generalizzata. Benissimo, quindi diciamo il percorso che viene fatto è questo qua, e a questo bisogna cercare di attenersi, no? Oggi ci sono due tipi di difficoltà. Il primo tipo di, cioè c'è la grande difficoltà è che i comuni, cioè che qua si tratta di una situazione distorta, perché una persona viene divisa in due, un pezzo è sanità e un pezzo è assistenza sociale. Teoricamente la sanità è pagata dalla sanità, l'assistente sociale è pagata dalla persona. E che i comuni intendono dire, cioè qualcuno ancora oggi tira fuori il discorso
dei familiari tenuti agli alimenti, perché c'è un articolo del Codice Civile, esattamente il 433, che dice che se un tuo parente è privo di alimenti, parla di alimenti, alimenti vuol dire che il ganode mangia, per dirlo in linguaggio del luogo, no? Tu lo devi aiutare, no? E quindi cosa hanno fatto i comuni? Hanno detto le rette, cioè hanno equiparato le rette come agli alimenti, e quindi i familiari fino al sesto grado di giudizio, al sesto grado di parentela, devono pagare, sono tenuti agli alimenti, no? E questo lo dice il Codice Civile. Ma naturalmente omettono sempre di dire anche gli altri due articoli successivi, perché c'è un altro articolo, che è il 438, che dice è così, ma chi lo chiede è la persona interessata. Cioè io chiedo gli alimenti a mio figlio se sono il padre, o chiedo gli alimenti a mia moglie se ho bisogno io, ma non è il comune che si sostituisce alla persona, no? Se non c'è nessuno che lo chiede, rientra nel discorso precedente, che è l'utente, chi paga è l'utente o il comune, no? E quindi non la persona stessa. Quindi anche questa cosa, poi ci sono un casino di sentenze che hanno smentito questo discorso degli alimenti. Allora, e quindi c'è questa cosa, ma la seconda difficoltà è quella economica. Perché in questi ultimi anni, no, ci sono stati dei tagli enormi nei confronti dei comuni. No? Anche se c'è da dire che quando i comuni avevano i soldi, se li tenevano lo stesso loro, no? Non so chi è che ha sperimentato una cosa del genere, perché appunto pure facevano le grandi piazze o i grandi Expo e non tiravano fuori i soldi per i poveri. Perché? Per i poveri, per chi aveva bisogno. Perché facevano queste cose. Adesso non c'erano più soldi né per fare uno, ci sono ancora, per la verità, anche quelli della corruzione compresi, e per fare l'altro invece non ci sono più, e quindi partono da questo fatto, no? Che i soldi non ci sono. Stamattina noi c'è un organismo che si chiama il tavolo del terzo settore, cui partecipano le associazioni. E noi siamo andati in regione davanti il direttore generale dell'assistenza sociale, che si chiama Daverio, di fianco l'assessore dell'assistenza sociale, no, si chiama la famiglia, perché una volta io gli ho detto assistenza sociale, si è subito incazzata, assessore alla famiglia, che si chiama Cantù. Benissimo. Che si è parlato su me. E queste e questi io gli ho posto tre domande, no? La prima domanda era quella che diceva lei, cioè come mai adesso è venuta fuori una sentenza del TAR del Lazio, beh, detto il TAR di Roma, ma comunque il TAR del Lazio, che è il TAR competente su tutto il territorio nazionale, no? E quindi se devi mettere in discussione una norma amministrativa di livello nazionale, allora non ti rivolgi, se sei dalla Lombardia, al TAR della Lombardia. Il TAR della Lombardia è competente per le norme della regione, per le norme dei comuni, ma per la norma nazionale è competente il TAR del Lazio. Benissimo, per cui queste associazioni hanno fatto ricorso al TAR del Lazio contro quella norma della nuova legge, il nuovo ISE, che si diceva indicatore della situazione economica equivalente, che diceva che nell'ISE vanno considerati tutti i redditi, compresi quelli previdenziali, compreso l'assegno di accompagnamento, l'indennità e le indennità, diciamo, che sono state stabilite. Questa sentenza, tre sentenze, hanno stabilito che non è così, che queste non fanno reddito e quindi non possono essere considerate nell'ISE, no? Però cosa fa l'INPS? Siccome lì c'è la totale burocrazia, se gli impiegati dell'INPS non ricevono la circolare
che dice guarda che tu il calcolo non lo puoi fare così, devi tirare via questi queste previdenze, no? E però questo loro non l'hanno ricevuto, perché vabbè, l'intenzione del governo è sicuramente quello di ricorrere al secondo livello, cioè al Consiglio di Stato. Ma al di là di questo, la sentenza è immediatamente esecutiva, è quella che uno non ha capito, ha capito benissimo, ha fatto di non capire. Immediatamente esecutiva vuol dire che finché non c'è un qualcosa che ti dice che non è più così, questa sentenza tu la devi eseguire subito, no? Per cui io gli ho chiesto lì all'assessore e a quell'altra Aquila, ma cosa, come la facciamo, come la mettiamo con queste cose qui, no? La risposta. Benissimo, la risposta è stata che l'assessore ha parlato 10 minuti senza dire alcunché, ma come fa di solito, perché non si capisce mai quello che dice. Io quello che c'avevo vicino ho detto, ma cos'è che ha detto? Ma... No, è così. Se uno in questo caso fallisce e non dichiara questo, se uno fa la dichiarazione, se uno segue gli assegni lì come se non li percepisse, non sta commettendo alcun reato, quindi no. Adesso spiego cosa diciamo noi, come si deve risolvere il problema. Però, come dire, la risposta è stata il direttore generale, che invece è uno che evidentemente sa cosa vuole, no? Ha detto, no, finché non c'è una norma che mi arriva, un'indicazione che mi arriva a livello nazionale, si va avanti così, no? E quindi come se la sentenza come se non ci fosse, no? La risposta che noi pensiamo debba essere data, che non è una risposta sicuramente giusta, noi abbiamo detto e abbiamo fatto il volantino, che adesso lo mettiamo, se non l'abbiamo già messo non mi ricordo più, sul sito, casomai poi anche questo ci avevo in mente di portarlo, ma data l'età e l'Alzheimer avanzato non mi ricordo tutto, no? E il volantino che abbiamo fatto dice guarda, tu devi andare al CAF e farti l'ISE, cioè della persona che viene ricoverata, no? Cosa fa il CAF rispetto alla nuova legge? C'è il modulo, compila il modulo, manda il modulo all'INPS che fa i controlli, vede se quello che tu hai dichiarato è effettivamente, prima era un'autodichiarazione, adesso non è più così, fa questi controlli, ti ritorna la cosa e ti dice il tuo ISE è 35.000 euro all'anno, no? Lo dividi per 12 e a quella divisione gli togli l'assegno di accompagnamento e l'indennità di invalidità se ce l'hai, no? E gli devi togliere anche una quota per bisogni personali, intorno ai 150 euro, non c'è una, ogni comune mette il suo, però questa è la cifra indicativa. Perché? Fai così, poi vai dal comune e dici questo è il mio ISE, questo meno questo. Allora, ad andare ai 2500 euro della retta, ce ne sono 1000 che avanzano, che sono i soldi che devi mettere tu. Se il comune ti dice no, non è così perché qua non hanno ancora mandato la circolare eccetera eccetera, benissimo, allora io ti contesto la cosa e purtroppo faccio ricorso al TAR. Questo, cioè naturalmente se questa cosa venisse fatta a livello di massa non ci sarebbe bisogno di andare al TAR, perché i comuni sanno che la gente non sa le cose, sanno che se uno ha a che fare con gli avvocati, ci vogliono soldi, ci vogliono tempi, no? Ma guardate, questa è un'indecenza che c'è. Adesso, siccome noi ci occupiamo anche delle malattie professionali, no? Se voi denunciate una malattia professionale, anche grave, denunciate uno, la persona che ha avuto il mesotelioma della pleura, esposizione all'amianto sicuramente, e fa la denuncia per malattia professionale, l'INAIL per prima cosa ti dice non te lo riconosco, è una cosa certissima che è così, non te lo riconosce, perché cosa succede? Che tu per fartelo riconoscere devi fare il corso, poi devi andare in causa,
Allora uno dice, ma lasciamo perdere. Dice, lasciamo perdere. E quindi, sapendo questa cosa, alla fine uno, ma allora l'INAIL, che dovrebbe essere un istituto di esplorazione sociale, cioè che mestiere fa? Accumula soldi. E la stessa cosa succede in questo caso, perché appunto tu ti devi sbattere. Una volta, se ti sei sbattuto, riesce ad arrivare anche ad una conclusione, per ora, no? Perché, dicevo, e poi finisco. La seconda difficoltà, che è quella più pesante, è il discorso dei soldi. E cioè, che anche questa è una domanda che ho posto a questi capi qua, che loro hanno fatto delle linee guida per l'applicazione del LISA. E una di queste linee guida dice più o meno così, che il comune deve fare i conti, deve vedere quanto ha a disposizione e poi deve dare le integrazioni agli aventi diritto in funzione dei soldi che ha, no? E quindi, se stabilisce che ha pochi soldi o non ne ha, ti mette in lista d'attesa, no? Ti mette in lista d'attesa. E quindi chi ha avuto chi ha dato, no? E allora cosa facciamo noi? Allora, che cosa facciamo noi? Ancora un'altra volta ricorso. però c'è un però che adesso che è diventato più grave, che fino ad oggi il discorso era andato così, che ci davano ragione. Abbiamo fatto un ricorso al TAR del Piemonte sulle liste d'attesa, considerando che il Piemonte però è una regione commissariata, no, soggetta al piano di rientro, siccome ha speso, ha comprato troppe mutande verdi negli Stati Uniti, per cui hanno speso troppo, per cui la cosa è stata, sono sotto controllo, no, e quindi hanno pochi soldi, no, hanno pochi soldi, ce ne hanno di meno. E quindi, però nonostante questo, il TAR del Piemonte ci ha risposto che ci avevamo ragione, che cioè non potevano tenere, noi abbiamo seguito tre persone, tre familiari, questi qui erano in lista d'attesa, sono tuttora in lista d'attesa dal 2010, no? E nel senso che hanno portato le persone in una clinica, in un RSA, totalmente a pagamento al 100%, nonostante che questo sia un livello essenziale di assistenza, che almeno il 50% deve essere della sanità e una parte del comune. Questa cosa gli è stata negata. Però la regione Piemonte, prima che ha fatto questa delibera, era la regione di destra con Cota, poi è passata e diventata di centro-sinistra con Chiamparino, no? Noi gli avevamo detto, ma scusa, anzi sono io che l'ho scritto, e ho avuto risposta dicendo, ah sì, adesso vediamo prima delle elezioni. Dopo le elezioni gli ho riscritto, ma visto che mi avevate scritto che lì la cosa, ritiravate quelle delibere lì, adesso ritirate, no? E la regione Piemonte è andata al Consiglio di Stato, no? E il Consiglio di Stato ha fatto un ragionamento che di giuridico ci aveva poco, così ha detto il nostro avvocato, però dice la sostanza è questa, ci sono livelli di assistenza, però ci sono i soldi che non ci sono, e quindi i livelli di assistenza ti attacchi, no? E quindi fatto sta che adesso noi stiamo pensando di andare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di andare dal giudice civile per recuperare, cioè altre cose, perché mica che non lasciamo cadere così, ma per dire che è un po' la risposta che ci ha dato oggi il direttore generale dell'assessorato alla famiglia, e se non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Per cui con questo discorso della mancanza di soldi, noi siamo totalmente fregati sulla sanità, sull'assistenza sociale, su qualsiasi altra cosa. Per questo è la condizione attuale politica che richiede come ci dobbiamo muovere.